Io sono qui sullo starting grid col presidente Daniele Cesaretti. Daniele, secondo appuntamento per il National 1000, ma ci sono tante novità in seno al motoclub. Sì, dai, veniamo da un doppio round di campionato italiano trial. Siamo qua al National Trophy, grandissima giornata, e vi diamo appuntamento anche in diretta TV su federmoto.tv per venerdì sera, venerdì, sabato e domenica a Spoleto, gli assoluti d'Italia di enduro, migliori piloti italiani e mondiali, non mancate e godetevi questo National, tanta roba. Grazie Daniele, tanta roba, ed è tanta roba anche la pole position che ha messo a segno il team P-Stard con ovviamente Filippo Rovelli numero 27. Rimontatore di Misano dalla 16ª seconda posizione. Filippo, diciamo che stavolta ti sei, hai messo un po' le mani avanti, hai fatto la pole, così non ti tocca almeno rimontare. Sì, sono contentissimo, è la prima volta che parto in pole position e è molto più bello con la strada libera così, però dai, anche quando parti dietro non è bello, però ti diverti. In bocca al lupo a Filippo Rovelli e a tutto il team P-Star BMW, che qui lo sapete già in casa. Dalla seconda piazzola dello starting grid parte Alessandro Andreozzi con la prima del team RR. Adesso lo faccio alzare, guarda, lievita Andreozzi. Allora, Ale, 4 decimi di stacco dopo le prove, però ieri mi dicevi, insomma, oggi ci sarà da fare bagarre. Sì, dai, ci proviamo. Sarà importante partire bene. E poi vediamo, dai, su 10 giri fai fatica a fare un pronostico, vediamo di... Importante partire bene e poi facciamo una bella gara. Buona gara anche ad Andreozzi, dalla terza casella dello schieramento, l'asso pigliatutto di questo inizio stagione, dove è andato a correre, ha vinto Luca Salvadori, team Broncos con la Ducati, eccolo qui Luca, terza posizione sullo schieramento, vieni dalla vittoria chiaramente di Misano, ma qui sono cambiati un po', diciamo, i valori in campo. Sì, tu non ci credevi, tutto il weekend che non ci credi, però purtroppo questa moto può essere un'arma a doppio taglio. Abbiamo un po' sottovalutato veramente la pista, il fatto di non avere dati, e sto facendo veramente tanta fatica, e appunto mi sono ritrovato con piloti che erano molto distaccati a Misano ad averli veramente vicini, e soprattutto in queste gare un po' storte si rischia di perdere tanti punti. Dovrò un po' tenere botta e oggi una seconda posizione festeggerò più che la vittoria di Misano. Bravo Luca, in bocca al lupo. C'è una seconda fila con Ruiu, Castellarin, Pacito, che promette grande spettacolo con i tre piloti che vi abbiamo presentato. Godiamoci questi 10 giri del 3570.it round del Virus Power National Trophy 1000 qui a Vallelunga. Grazie mille Filippo, e un saluto a Alessio Velini qui in cabina di commento. Ciao Ale, come stai? Ciao, tutto bene, dai, tutto bene, sono contento qui di rivenire a fare la telecronaca del National Trophy. Insomma, qui sì, è sempre una bella categoria questa. Beh, ricordi, sì, freschi. Ma infatti quando girano i miei piloti in Supersport del Cipe, poi vado a guardare sempre il National Trophy, me lo guardo sempre, quindi so già come sono posizionati in griglia, già so tutto, insomma, il passo. Questa volta ti abbiamo voluto agevolare col monitor dei tempi, la cabina, un po' di aria condizionata, va bene, la temperatura è perfetta. Benissimo. A posto, va bene, sei nella tua comfort zone, benissimo. Sì, sì, sì. Benissimo, grande, Virus Power National Trophy 1000, lo andiamo a vedere per la prima volta quest'anno all'interno del campionato italiano, perché come raccontato a Misano la 600 e la 1000 si alternano in queste presenze, però loro hanno avuto una bellissima vetrina perché erano sostanzialmente al Mondiale Junior praticamente, che si è svolto proprio a Misano, quindi insomma direi è stata una bellissima vetrina dove appunto ha portato a casa questa vittoria Luca Salvadori. Invece qui devo dire insomma che Filippo Rovelli con la BMW 136-127 inquadrato adesso ha fatto una bella differenza. Poi la gara è sempre la gara, però bisogna dire che Filippo fino a qui è stato veramente molto regolare, tutti i turni di confermi, è stato fortissimo, bravo, si vede che si trova molto bene con la moto. Poi il team, come ho detto anche l'anno scorso, il team P-Stard con Rossano, Innocente, insomma sono bravissimi. Con lui Andreozzi, Salvadori, Ruiu, Castellarini, Pacitto, poi Ciprietti, Morelli e La Placa nelle prime tre file, sono sempre nomi di peso naturalmente per questo campionato. Poi Arcangeli, Ciacci, Sommariva, Tocca, Guzzo, De Vecchi, Di Pietro, Giacomo, Scalzone e Rinaldi, 18ª posizione. Andiamo a chiudere con Chiezzi, Schirone, Rizzi e Isgro in 22ª posizione. Quindi i tempi: Rovelli 36-127, Alessandro Andreozzi Aprilia 36-535, Luca Salvadori Ducati 1-36-6. Diciamo, ecco Luca, dopo la vittoria a Misano, conquista Ducati, tra l'altro ricordiamo che
lo sa il mondo intero, io credo oramai, perché insomma che si sta trasformando in un road racer, in un sacco di cose, che ha approcciato con grande entusiasmo, perché la strada, esatto, ha vinto la Deruta Castelleone, qui parliamo della velocità salita naturalmente, ma ha vinto anche il IRRC europeo, la prova di Enghelo e Olanda, e insomma sta ragionando, tra l'altro ci chiacchieravo ieri in sala stampa e mi diceva: no, sai, perché il TT, il TT è tosto, però insomma, però lo vedo lì già che è smanioso ovviamente un po' il tarlo ce l'ha, ha vinto questa prima gara, invece qui tra l'altro quella con la Ducati V4R ovviamente del team Broncos, V4S nelle altre lo abbiamo visto un po' più in difficoltà, lo stava raccontando anche Filippo, era dato per grande favorito, invece forse appunto magari sottovalutato, sicuramente la moto è una moto performantissima, ma sicuramente se a Valle Lunga non hanno riferimenti, non hanno dati, magari è magari un pochino più difficile sistemarla, metterla a posto rispetto ad altre piste dove hanno i riferimenti del mondiale. Sì, e poi abbiamo, attenzione, sempre una bella presenza, lui che corre con tutte le moto, tutte le categorie da sempre, anche se ancora molto giovane, Gabriele Ruglio in quarta posizione, questa volta con la Ducati, attenzione, del team B-Max, e poi pilota di casa, Eterni, Marcescibile, Remo Castellarini in quinta posizione, con la Honda sempre da tenere d'occhio, occhio anche all'altra wild card, col team P-Start di Paolo Pacito, BMW in sesta posizione, poi Ciprietti, Morelli e La Placa, insomma tanti tanti piloti, sempre molto molto competitivi, interessanti, livello altissimo per il Virus Power National Trophy in questo round. 3570.it l'autodromo Piero Taruffi di Vallelunga, cornice del Dunlop Civ, tra l'altro dopo questa gara inizieranno proprio le gare del campionato italiano, magari ne riparliamo dopo. Si spengono i semafori, sono durati un pochino più rispetto alle altre gare in questo caso. È la placa. Mamma mia, porca miseria, che botta. Non l'hanno preso, lui non è andato a sbattere, un miracolo. Porca, arrivano in tre. Santa Ruffi da Vallelunga, penso, qui con l'attacco di Salvadori molto deciso. Luca è andato all'attacco, ovviamente diceva che insomma obiettivo seconda posizione potrebbe essere buono. È partito subito agguerrito Rovelli, secondo me. Sì, assolutamente, quindi è chiaro che Luca adesso, se non è esattamente a posto, cercherà di rimanere nelle prime posizioni. Qui però vanno Lurk, langhissimi tutti e due. Luca rientra, ma in terza posizione deve anche schivare i piloti che arrivano, mentre l'errore è evidente di Filippo Rovelli. Sì, è andato lungo lui, ha portato lungo. È andato lungo anche Salvadori. Sono arrivati molto lunghi. Sì, sentiamo un attimo Mingardi. Allora, com'è andata? Stai bene innanzitutto? Sì, no, sto benissimo. Il problema, ero partito benissimo, porca miseria. Non so chi mi ha agganciato. Chi mi ha agganciato? Voi te l'avete visto, non so. L'importante è che tu stia bene, capisco la delusione. Airbag è saltato, quindi tutto ok, sei arrabbiato. Dai, bella. Ecco, riguardiamo il replay insieme. Ah, Ciacci mi ha agganciato. È stato confuso. Urtato da Ciacci. Sì. Guardando le immagini ti è andata bene. Dai, sì. Ci vediamo alla prossima. È andata bene, adesso c'è la investigazione su quello che è capitato in gara alla partenza, il contatto con Ciacci e la Placa. Succede perché volontarietà naturalmente spinta, zero. Se uno stringeva, l'altro allargava, e se sono toccati purtroppo. Intanto occhio perché c'è una bandiera gialla proprio sul rettilineo, che richiede molta attenzione da parte dei piloti, perché lì magari ti prepari l'attacco, no? verso il curvone, quindi diciamo che insomma dovrebbero averla vista bene, speriamo che nessuno sia incappato in penalità. Intanto riassumiamo un po', perché è successo davvero di tutto, una prima fase clamorosa con il contatto tra Ciacci e La Placa, poi sono andati larghissimi Rovelli e Salvadori, ne ha approfittato in tutto questo Andreozzi per salire al comando. Attenzione, anche Castellarin larghissimo, fanno fatica la Campagnano. Sì, si vede che con le sci arrivano giù qualche chilometro orario in più e frenano dove frenano, magari quando arrivano da soli e l'asfalto finisce, non ce n'è più, e poi sì, ci manca qualche centimetro. E poi oggi c'è anche una bella temperatura, quindi sono 47 gradi d'asfalto. Sì, l'asfalto è salito molto perché c'è un bel sole, l'aria in realtà no, perché a 23,3, quindi una giornata molto gradevole come quella di ieri, ma l'irraggiamento solare è molto più spicco. Ieri c'era qualche nuvola nel corso della mattinata che oggi non c'è. Allora, dicevo,
dicevamo, Andreozzi, Ruiu e Salvadori, questo è il terzetto di testa, hanno un vantaggio di un secondo e uno su Rovelli, che però sta spingendo fortissimo per rientrare. Al quinto posto Castellarini, che vediamo inquadrato, che ha commesso appena poco fa l'errore alla Campagnano, che quindi ha perso il contatto con Rovelli. Poi staccati di un secondo e nove ci sono Pacinto, che in sesta posizione, davanti a Morelli settimo, Ciacci che ottavo, Ciprietti nono e Arcangeli decimo. Poi Sommariva tocca Scalzone, De Vecchi e Guzzo fino alla quindicesima posizione. Questa è la situazione, siamo nel giro 3 dei 10 previsti per questa Virus Power National Trophy. Bravo Andreozzi, che ha fatto un 36-9, anche Ruiu 37-0, che lui ha preso questa moto poi da pochissimo, ho visto che ci si è allenato al Pirelli Cup, ma aveva ancora l'elettronico originale, poverino, faticava tantissimo. Gabriele ormai è abituato, sta costruendo una carriera così, diciamo... Sì. Salta sulle moto e la sua bravura viene ogni volta confermata proprio da questo, perché con possibilità quasi nulla di fare test, di prendere confidenza con la moto, poi lui riesce sempre a tirare fuori il coniglio dal cilindro. Sì, poi il team di Max loro bravi, però cercano di accontentarlo, di farlo correre, certo, con quello che si può. Esatto, però insomma i tempi sono quelli . E non è facile improvvisare, e poi insomma il National Trophy ovviamente non perdona da questo punto di vista, a livello elevatissimo. Non vedo Rovelli, ha fatto un errore, allora, lì che stava recuperando, non c'è più. Sai che potrebbe essere sì. Volta, visto bene, visto... sì, perché quello là è Castellarin, che sì, è quarto, era dietro. Ha sbagliato, sto cercando di capire se ha, nel secondo parziale ha fatto 35, ha perso 3 secondi dai migliori, nel secondo parziale un errore evidentemente di nuovo lungo, non so, sempre la Campagnano, e ha perso 3 secondi. Che gara sfortunata per Filippo Rovelli, che insomma era dato come principale favorito, ovviamente, vista la pole, visto il ritmo delle prove, e invece niente da fare per lui. Intanto Castellarin fa la sua miglior prestazione in 38-0, davanti fino sul 37, sono lì incollati Andreozzi, Ruiu e Salvadori. Tra l'altro questa situazione di gara, insomma, per adesso Luca la sta reggendo con la sua Ducati, dicevano sono ovviamente a posto come vorrei, però per adesso rimane ben agganciato in primi due, evidentemente un ritmo che gli si confà abbastanza. Sì, Andreozzi sta facendo un bel ritmo, poi lui è bravo, anche il team RR sono bravi, hanno parecchi riferimenti, quindi sta facendo un bel passo, insomma, sta facendo la differenza. L'attacco, mamma, come è uscito Ruiu! Sì, a momenti va sull'erba Andreozzi, che ha dovuto allargare di nuovo, ne approfitta Salvadori, Ruiu improvvisamente gli si è chiusa la vena, e neanche fosse l'ultimo giro, quindi devi lasciare la posizione Gabriele, perché ha tagliato lentamente, se no arrivano i track warning. Intanto attenzione, perché ha preso una decisione la direzione gara in merito all'incidente della partenza e ha dato due long lap penalty a Francesco Ciacci dopo il contatto con la placa, e vabbè, non lo so cosa ne pensi, ci sta quello che ovviamente mi sentirei di dire, che l'involontarietà non c'è stata, però capita, sì, è andata bene, sì, benissimo, mi spiace per Ciacci, tanta fortuna, io coetaneo classe 70. Intramontabili, andiamo a rivedere questa azione. Eccolo qua, qui all'improvviso. Io pensavo andava sull'erba Andreozzi. Oddio, sì, ma guarda anche qua. Insiste nell'azione. Qui Andreozzi prova a difendersi, ma deve andare fuori. E poi anche su Salvadori con molta decisione. Lui ha staccato tardi. Lui è arrivato lungo, è andato sull'erba. Hanno fatto un po' di. Infatti, hanno girato molto più piano. E Rovelli ha fatto 36,5. Giro veloce. Sta cercando di recuperare in tutte le maniere. Si può fare secondo te? Si può fare? Il problema è che non lo rivedo un'altra volta. È quello laggiù in fondo. È laggiù in fondo, è lontano. Allora Rovelli è abbastanza distante. 2 secondi. Da 2 secondi però da Castellarin. Secondo me sì, perché adesso stiamo vedendo un dato sul monitor dei tempi che non corrisponde. Io credo, perché sì, probabilmente a 2 secondi da Castellarin. Ci siamo persi Salvadori, che è passato in testa? A guardare il monitor di tempi si sbaglia sempre. Luca Salvadori, che alla fine ci crede comunque sempre con tanto coraggio e determinazione, entrambi davanti a Ruiu. Davanti a Ruiu, sì. Quindi adesso è una situazione di gara con Ruiu. Qual semaforo, mamma mia!
combatte come un leone contro Andreozzi. Questo però avvantaggia tanto Luca Salvadori, che adesso si ritrova bene al comando, saldamente al comando, anche con un pelino di margine, non tantissimo, però margine che da 3 decimi è salito a 6 decimi. Ci prova Luca Salvadori con la Ducati Broncos a prendere margine su Ruiu e su Andreozzi, che sono in seconda e in terza posizione. Le loro spalle Castellarin, mentre... Non c'è Rovelli, è andata a finire, no? No, no, c'è qualcosa. O c'è qualcosa che non va nel transponder di Rovelli, o ci sono dei problemi per lui, perché in effetti adesso ci viene indicato in nona posizione. Mamma mia, il curvone, che bagarre, che bagarre. Andiamo a rivedere qui il Salvadori. Ma che incrocio, ragazzi. Rui un po' fuori linea lì, eh? Sì, un pochino. Un po' tanto. Luca ne approfitta. Luca ne approfitta. Certo, non è facile mollare lì sul posto adesso Ruiu Andreozzi, però facile, ci sta provando. Sì, vedo che anche Andreozzi cerca di passare Ruiu, ma Ruiu sta tenendo botta, così dice, quindi non sarà facile passarlo. E comunque non va via Salvadori, rimangono lì. Sì, intanto allora aggiorniamo finalmente la classifica, con Rovelli che è dato in ottava posizione a 10 secondi dai primi. Ha fatto 45-7, quindi ha sbagliato 7, un'altra volta, ma 45-7 vuol dire che c'è quasi 8 secondi. Infatti era un paio di secondi, era arrivato, come dicevi prima, peccato, quando ha fatto il giro veloce in 36,5. Sì. Gara gettata al vento per lui, non invece per Salvatore Ruiu Andreozzi, che stanno andando bene. E bravo Remo Castellarini in quarta posizione, sì, 37,9, sì, che non è male, eh? No, un bel passo, un bel passo. Passo, tenendo veramente un bel passo, rimane più o meno sempre lì alla stessa distanza. Sì. Vediamo i primi tre che tempi fanno. Più sbandatina presa. Attenzione di nuovo, ma Ruiu sta guidando sopra le righe, proprio per mantenere sto ritmo. 37,5, 37,6. Sì, 37,7 per Salvadori, 37,5 per Ruiu, Andreozzi 37,6, Castellarin fa 38,1, mentre Rovelli recupera posizioni perché si è riportato in testa al gruppo, nel quale era finito in coda ed è risalito in quinta posizione, ma sempre a 10 secondi e 3 dai primi, a 6 secondi 8 da Castellarin, gira in 38,0. Attenzione, perché intanto Ruiu lo vedo bello carico, si è rifatto sotto, si è rifatto sotto Salvadori, due decimi soltanto tra di loro. Sì. E qui Salvadori va anche un pelino largo, Luca, attenzione. Ruiu esce meglio qui, prima ha fatto l'inferno Gabriele Ruiu tra Sorate e Trincea per attaccare, questa volta no. E poi non trascuriamo Andreozzi, che sembra anche lui in gran forma, eh. No, sono tutti in formissima, forti e in formissima. Bellissima fase di gara, bellissima gara in generale. Virus Power National Trophy 1000, naturalmente sempre gestito, promosso dal Motoclub Spoleto. Questo è il round 3570.it, panorama del Dunlop Chip 2024 da Vallelunga, round carriere dello sport, e viene onorato assolutamente da tutti i piloti che stanno scendendo. Abbiamo un super terzetto per giocarsi podio e vittoria. Qui sembra di allungare leggermente Salvadori. Fa un po' di differenza sullo stretto Salvadori rispetto a lui e Andreozzi, e poi si riavvicinano nel veloce. Che svirgolata in uscita, eh! Mamma mia, ragazzi! Beh, questo è un punto velocissimo, bellissimo. Dicevamo prima, dovete venire anche a vedere le gare in autodromo, e il pubblico ha risposto oggi, devo dire la verità, come spesso accade per il campionato italiano, perché è bello vederle anche in questo modo, alla TV o come volete voi, ma effettivamente vedere dal vivo quel punto lì fa paura. Sì. Non riusciremo mai a rendere l'idea, insomma, di quello che può essere dalla Roma fino al curvone. E Cimini staccata ancora dalla Campagnano. Qui prima Luca ha dato un pelino largo. La miseria. Vedi, qui si riportano sotto, sono attaccati. Già dalla staccata di Cimini. Poi nel misto Luca allunga un pelino. Lì al semaforo tornantino. Quindi per Salvadori, secondo te l'importante è difendere lì alla Campagnano? Sì. Secondo me sì, Cimini e Campagnano deve cercare di difendere, perché sul misto stretto qui vedi che un po' più agile, qualche metro in più, quindi. Ecco, qui guarda, attaccato. E comunque sì, che sta facendo numeri da rodeo, Gabriele. Ha detto che ci tirerà il cappello. sì, lo tira più lontano che può. Questo cappello, Gabriele, non vuole volare il colpo. Andreozzi in questo momento in terza posizione,
francamente non saprei dire di Alessandro, perché è lì presente, sì. non ho idea di quanto possa avere margine per attaccare. È difficile, vero? Ritmo gara che si è plafonato un po' sul 37 alto, 38 basso nell'ultimo giro, ma a questo punto conta veramente veramente niente, mentre confermiamo che Rovelli è salito in quinta posizione, però a 5 secondi da Castellarin, quindi sì, gran ritmo, ma direi impossibile per lui pensare una rimonta. Peccato davvero, ma la sfida è qui davanti. Gira come i primi, vedi, 37-8 ha fatto come i primi tre. Sì. Peccato che gli errori lì. E anche Castellarin comunque un 38,5, sì, sta gestendo molto bene questa gara. Per le loro spalle dal sesto posto abbiamo Arcangeli, Morelli, Ciacci, Pacitto e Ciprietti, mentre è arrivato un warning, ma non è per i primi in classifica. Poi abbiamo Tocca, Somariva, Guzzo, Scalzone di Pietrogia. Qui deve allargare anche leggermente la traiettoria Andreozzi. Siamo nel penultimo giro, mi sa che lì ne vedremo delle belle al prossimo. Sì. Che dici, Ale? Infatti sto fremendo io, adesso alla fine. Ti vedo che sta allargando. Sì, vedremo qualche numero, perché lui lo vedo bello carico. Ci vuole. Ha voglia di rifarsi, e lui è giovane, quando è giovane. Una grande occasione. Poi Gabriele è sempre, veramente nella sua carriera, stato chiamato a giocarsi dei jolly, no? Perché queste wild card non tutte, però sono occasioni magari singole, e quindi deve sfruttarle al massimo. Meglio. Lui sa di avere il potenziale per farlo, ci prova ovviamente, ed è anche per questo, insomma, che guida sempre un po' come forse la gara della vita, ma giustamente, sì, è un approccio corretto. Approccio corretto, sì. Assolutamente sì. Intanto right through per Francesco Ciacci, che non si è fermato per il long lap penalty. Peccato, perché era in ottava posizione, adesso scalerà ovviamente tantissimo in classifica. Un right through che tra l'altro si non fa in questo passaggio. No, è uscito bene Ruiu stavolta. Ruiu molto carico, veloce. Sì, sì. Ha perso invece un pochino Andreozzi. Sì, sembra più veloce Ruiu. Ha fatto 37.891, Salvadori 38.061, Andreotti 38.009, ecco, l'attacco di Ruiu, mamma mia, e Cimini qui deve lasciargli strada, vediamo se va largo, se può incrociare la traiettoria all'interno Salvadori, sì, lo fa, però Ruiu adesso ha spazio per ridare gas, sono affiancati Salvadori e Ruiu, sono affiancati, ripassa Luca Salvadori, attenzione alla grande Andreotti, è questo lo spettacolo del Virus Power National Trophy 1000, di nuovo alla Campagnano, Ruiu non c'è spazio. Non lo fare Gabriele, perché andate giù, bravo, rimane Salvadori davanti, perché vogliamo vedere lo show fino alla fine, e Ruiu adesso ci proverà sicuramente la sorate, prima ha tirato una staccata da paura, Luca Salvadori in difesa, all'interno, si è difeso, Luca che cerca di sfruttare l'agilità della sua Ducati, come dicevi prima, nel guidato molto efficace, infatti la sfrutta benissimo, esce ottimamente, occhio qui ai limiti della pista, Andreozzi a sua volta vorrebbe tentare su Ruiu che si butta all'interno, niente da fare però al semaforo, adesso occhio anche al tornantino, anche se con le mille sembra una follia, ma di follie ne abbiamo viste tante in questi anni, cucito al cordolo strettissimo, Luca Salvadori che continua a difendere la sua prima posizione da uno scatenato Gabriele Ruiu che continua a crederci fino alla fine, anche se adesso c'è un pochino di margine in percorrenza della S per Luca Salvadori, occhio ad Andreozzi, Salvadori ha un po' di margine, stringe la traiettoria verso la Roma, in uscita per la linea del traguardo che è là davanti per Luca Salvadori, che porta a casa una vittoria insperata, lo aveva detto anche lui, una vittoria importantissima, carico a bomba, grande festa con un super Gabriele Ruiu che chiude a 241 millesimi, e qui si fanno complimenti e chapeau reciprocamente, hanno fatto una super gara, Andreozzi chiude terzo a 4 decimi. Mamma mia, sti ragazzi qui, Luca, non si tiene più, anche perché quando vinci una gara così è tanta roba. Andiamo a vedere qui che succede. Forse Morelli. Porca miseria. Chi era l'altro pilota? Sai che non ho... Può essere. Infatti Arcangeli non lo rivedo in classifica, non è passato. Qui sullo schermo vedo... Rovelli, ma non lo vedo in classifica. Veramente c'ho un transponder impazzito. Non ho idea. Però non lo vediamo in classifica. In effetti la classifica ci dice in questo momento quarto Andreozzi, podio confermato intanto. Quindi Rovelli, Salvadori e Ruiu, va bene. Andiamo a vedere un po'. Sì, era Arcangeli 55. Sì, passa con Morelli. Morelli se l'è ritrovato Ciacci in mezzo. Era dietro.
Ciacci, solo che Ciacci prenderà sicuramente un po' di secondi perché non ha fatto, sì, non ha fatto il drop, sì, né il long lap penalty né il right through, direi, quindi ha chiuso settimo, però purtroppo per lui se ne andrà. Qui guarda Luca com'è contento, beh. Sì, non ci credeva, visto quando vinci ste gare, ragazzi, secondo è meglio della vittoria di Misano, invece dai, ha vinto, quindi bravo anche Ciprietti che ritorna dalle gare dopo parecchio, perché ha mollato il CIV prima, giusto, ancora che finisse l'italiano l'anno scorso, quindi era tanto tempo, ha detto che era tutto l'inverno che non saliva in moto, quindi, e in più l'ha fatto con un 1000, quindi non è stato facile. Intanto direi molto ottimista il transponder di Rovelli che lo dà prima in questo momento. Vorrebbero tutti, certo. Un saluto anche, e bravo anche a Diego Tocca che è venuto, sì, a fare la wild card, sì. È un caro amico. Lui, wild card, anche Stefano Rinaldi è stato wild card, chiuso in Rinaldi, quindicesima, certo. Adesso lo vedo sedicesimo, però in realtà no. E vabbè, poi capiremo Rovelli dove è arrivato. Comunque lui ha fatto, non lo sappiamo effettivamente, un traverso all'uscita del curvone, no, beh, allucinante. Disumano, ragazzi, poi con queste 1000. Sì, no. No, vabbè, ma cosa stiamo dicendo? Cosa stanno facendo? Certo, sì. Bravissimi. Tutti e tre, bravo Luca Salvadori a cogliere l'attimo giusto, direi, della gara. Ha preso quel margine e poi ha sfruttato il suo punto di forza, come giustamente avevi detto tu in largo anticipo, cioè nella parte guidata, riuscendo a difendere sia i Cimini, sì, almeno ci ha provato i Cimini. Beh, l'attacco di Ruglio è arrivato, sì, alla fine della gara, però ha subito risposto Luca incrociando la traiettoria, bellissima quell'uscita affiancata dai Cimini. Sì, no, è uscito con la moto completamente, sì, di traverso. No, la cosa è disumana. Anche perché sapeva Ruglio che se non lo passava lì faceva fatica poi, quindi sì, lui doveva attaccare Cimini o alla Campagnano. Con la Campagnano. Poi molto, molto complicata, mentre Andreozzi va via, ha chiuso il terzo posto, evidentemente più di così non c'era qui. Comunque hanno fatto un bel giro veloce, 36.5 di Rovelli, bel andare. Qui strapazza i meccanici del team Broncos, Luca Salvadori che insomma ha preso, è in un momento veramente perfetto perché vince sempre, quest'anno davvero... Dal National alla velocità salita, qui festeggiato anche da Daniele Cesaretti che abbiamo sentito prima, Motoclub Spoleto con Filippo Mingardi. Tra l'altro dovremmo avere Filippo anche pronto, spero tra poco, per le interviste, sarei molto curioso di sentirli. Quindi l'ordine d'arrivo, quindi Salvadori, Ruglio, Andreozzi, ecco, Rovelli è quinto, quindi era semplicemente impazzito il transponder alle spalle di Remo Castellarin, poi Morelli, Ciacci, Pacito, Ciprietti e Tocca, anche se ripeto, come dicevi tu, Ciacci in teoria dovrebbe avere le penalità. E questa è la classifica: Salvadori punteggio pieno, doppia vittoria, Misano Vallelunga 50 punti, Rovelli 31, Andreozzi 29, Ruglio e Morelli 20 punti. Sì. E poi Matteo Baiocco che era stato wildcard a Misano. Che gomma avranno usato, X o la Q? Non lo so, se ci sta sentendo adesso magari può approfittare per fare per fare la domanda a Filippo Mingardi. Sto aspettando naturalmente un ok per avere poi il collegamento. E poi alla fine ha vinto ragione Filippo, vedi? Sì. Luca diceva no, non è vero, non vincerò mai qua. Se faccio secondo festeggio, adesso che vinco, figurati. Eccolo qua, grande con Luca Conforti, con Broncos, campione, team campione ovviamente in carica della Superbike. Un po' di immagini adesso per andare a rivedere i tre protagonisti. Che belli questi stessi, sì, ragazzi. Che meraviglia. Andreozzi, Ruglio, eccolo qua. Abbiamo il dettaglio di lì per cui c'è da restare innamorati di queste immagini. E poi eccolo qui con la giallona Ducati, Luca Salvadori. E allora ci siamo, Filippo, a te. Alessio Velini è curioso anche della scelta degli pneumatici, delle gomme. Allora intanto ti dico, Alessio, che Andreozzi aveva una Q al posteriore, ti vedo un po' scuro in volto. Alessandro, è mancato veramente pochissimo però per giocarsela fino all'ultima curva. Sì, peccato perché soffro di un problema al braccio, quindi gli ultimi 5 giri ce ne avevo un po' di più sinceramente, però non riuscivo a forzare le staccate, non ero concreto, quindi sono riuscito solo a stare lì dietro e non sono riuscito a provare magari un sorpasso, ce la potevamo giocare se magari non avevo questo problema, però dai, alla fine sono contento perché comunque abbiamo trovato
un ottimo setup sulla moto, stiamo girando forte comunque, quindi quello è l'importante, ora vedrò come risolvere questo problema alle braccia. Bravo, bravo Alessandro, terzo classificato qui a Vallelunga, siamo con Gabriele Ruiu, ottimo secondo. Hai dato pepe a questa gara fino all'ultimo giro, poi quell'incrocio di traiettoria con Luca non ti ha lasciato scampo, però bella gara. Diciamo che aspettavo proprio un suo errore, vedevo che in alcuni punti era più veloce e lui era più veloce in altri. Sapevo che avrebbe sbagliato, l'ha fatto, sono riuscito a passare, però era proprio un punto in cui facevo fatica col posteriore, dopo tanti giri scivolava tanto. Ho provato a incrociare, poi non avevo più opportunità per infilarmi, avrei dovuto rischiare troppo, siccome ecco sono le prime gare con Ducati, ho preferito chiudere la gara, accontentarmi di un secondo posto. Contento di essere così vicino e ringrazio veramente la squadra e gli sponsor, perché con le nottate che hanno fatto per rendermi questo, per mettermi questa moto a posto per oggi, devo ringraziare di cuore. Bravo Gabriele, dove c'è Ruiu, c'è sempre spettacolo. Andiamo da Luca Salvadori, che ha vinto questa gara incredibile. Eccolo qui, ce l'abbiamo qui Luca. Allora Luca, una magia, davvero. Hai gettato il cuore veramente oltre l'ostacolo. Sì, questa è stata una Mugello 2 del 2022. Non so cosa dire se non grazie tantissimo al team, perché hanno ribaltato la moto. Non avendo fatto il giovedì come gli altri, abbiamo dovuto ribaltare la moto tra qualifiche, libero, un disastro. E proprio in gara ho visto, a metà gara ho detto, cazzo però sto lì. Poi appena hanno avuto il drop, sentivo che ne avevo, ho detto vado davanti, impongo il mio passo, anche se ero devastato braccio, perché avete visto il lungo con Rovelli, cioè è stata molto movimentata. Ce l'ho fatta a chiudere tutto l'impossibile nell'ultimo giro e a portarla a casa. Bravo! Grazie, ciao!